La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stap. Chiama il numero 340 7559 392. Ebbene, ci volevano tre punti e tre punti sono. Il Crotone batte il Pescara, si posiziona in terz'ultima posizione della classifica, scavalca Palermo e Pescara. E Nicola e tutti i suoi fanno festa. Buonasera a tutti per M91 speciale Crotone Pescara. Si festeggia una vittoria con tre punti d'oro in chiave salvezza. Doveva essere infatti il riscatto, la voglia di vincere, e la vittoria è arrivata. Il Crotone batte il Pescara per ben 2-1. Ma chiaramente la sola vittoria non basta a dare serenità all'allenatore Davide Nicola, che purtroppo per via di una reazione di rabbia in Crotone Sampdoria nel dare un pugno sulla porta dello spogliatoio si è fratturato il quinto metacarpo della mano, e quindi in queste ore è ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone per farsi ridurre proprio questa frattura sulla mano sinistra. Chiaramente significa una vittoria un po' amara da festeggiare per l'allenatore, però per i tifosi, per quanto riguarda invece tutta la squadra, il seguito del Crotone, tutto lo staff manageriale e societario chiaramente esultano per questa vittoria meritata durante una partita valevole come spareggio per la salvezza, in cui è successo anche un po' di tutto. Infatti la vittoria doveva essere, la vittoria è stata, lo scontro diretto all'Ezio Scida rilancia in maniera decisa il Crotone nella corsa alla salvezza, scavalcando proprio gli abruzzesi. Nella vittoria i pitagorici salgono a 9 punti e contribuiscono un po' tutti.
Palladino che al 24esimo sblocca la situazione con un penalty in cui la palla pesava tantissimo. Pensate un po' al rigore costruito su un'azione in cui un goffo fallo di mano che era quasi uno stop permette a D'Amato di decretare il calcio di rigore poi segnato da Palladino. C'è quello di Cordaz al 44esimo, chiaramente lo zampino di Cordaz che raddoppia un po' i tiri parati su calcio di rigore battuto dall'avversario, dopo già il tiro di Niang. Tocca a Memushai farsi parare la palla da Cordaz, il grande Cordaz, questo portiere che al 44esimo salva il risultato sbloccato da Palladino. Nella ripresa due rossi per doppia ammonizione sventolati sia ad Aquilani e sia a Capezzi. Uno per parte e quindi in 7 minuti viene ristabilita la parità numerica dopo aver espulso Aquilani e si fa espellere Capezzi. Il pareggio di Campagnaro al 36esimo della ripresa che approfitta di una distrazione della difesa, ma l'esultazione da parte della squadra dura poco più di un minuto, tanto è vero che poi arriva Ferrari a beffare Bizzarri su un colpo di testa e quindi il risultato finale è quello del 2-1 contro il Pescara, Crotone-Pescara, quindi la situazione in fondo alla classifica vede il risultato di un Crotone che è tra le squadre, tra le tre squadre, Crotone, Pescara e Palermo, è l'unico a salire in classifica, complice anche il fatto che il Pescara perde a Crotone per 2-1 e il fatto che Palermo nella giornata casalinga di oggi si fa battere per 2-0 dalla Chievo e quindi il Crotone da 6 punti che condivideva insieme al Palermo sale a 9 punti, 2 punti sotto l'Empoli che chiaramente è anche una delle quattro squadre con cui ci si gioca al momento la rincorsa alla salvezza. E si trova a 11 punti avendo pareggiato quest'oggi in casa del Bologna, mentre il Palermo rimane a 6 e il Pescara rimane a 8 punti. Quindi ricapitolando, con la vittoria del Crotone per 2-1 sul Pescara abbiamo Empoli 11 punti, oggi ha pareggiato 0-0 reti inviolate allo stadio Dall'Ara di Bologna, Crotone 9 punti per merito della vittoria sulla Pescara per 2-1, segue il Pescara a 8 punti e il Palermo rimane inchiodato in ultima posizione a 6, quota 6 punti. C'è da festeggiare dunque una situazione che tende a raddrizzarsi e a riaprire la corsa verso la salvezza. Ricapitolando le fasi più salienti della partita, ci sembra proprio di dover dire un bel po' di cosette a proposito dell'incontro tenutosi ieri allo stadio comunale Ziuscida alle ore di 18. Il Crotone torna a vincere, è la seconda in Serie A per gli uomini di Davide Nicola, oltre ai tre pareggi sono questi i risultati all'attivo del Crotone, 2 vittorie e 3 pareggi.
Tra le mura dell'Ezio-Scida il Crotone batte il Pescara per 2-1, sorpassa la squadra di Oddo, riapre il discorso salvezza. La partita si rivela spumeggiante e rocambolesca negli ultimi minuti, che vedono anche un'espulsione e un gol a testa nell'ultimo quarto d'ora. Campagnaro risponde al rigore di Palladino, ma è un'illusione che dura poco. Ferrari effettua il sorpasso in 2 minuti, segnando il suo primo gol nella massima serie calcistica. Una rete che chiaramente quella di Ferrari vale 3 punti d'oro in chiave salvezza. Il Crotone ha trovato la sua quadratura e dimensione e per forza di cose la salvezza passa quindi per lo stadio Ezio-Scida. Nicola ha affrontato il Pescara con un modulo 4-3-3 camuffato anche in alcune occasioni da 4-4-2 nella fase di non possesso di palla. Chiaramente Nicola si trova condizionato dalle assenze di Rosi e Mesba, che è infortunato, mentre Rosi squalificato, e quindi dà spazio a Sampirisi e Martella. Nella fascia mediana, per squalifica assente Krisetig, il tridente viene composto da Palladino al posto di Stojan, che invece era titolare a San Siro, e affianca Trotta e Falcinelli, mentre il modulo di Massimo Oddo, che ha recuperato nei reparti offensivi del Pescara il giocatore Pepe, e affida a Memushai e Brugman in mezzo al campo la difesa centrale. Una partita sin dai primi minuti con poca tecnica ed avvincente, ma con tanto agonismo in campo e il possesso del gioco vede inizialmente il Pescara che cerca di offendere, ma trova un Crotone ben composto e una Cordaz all'altezza, per cui il Crotone è bravo a ripartire in contropiede, sfrutta gli spazi concessi dalla difesa bianco-azzurra e la retroguardia del Crotone alza il baricentro, ma chiaramente quando riparte il Crotone difficilmente la difesa biancazzurra riesce a recuperare la propria posizione. All'ottavo minuto Pepe vuole cercare di sfondare Cordaz, ma il tiro per quanto potente sia termina di poco sopra la traversa. Il Crotone risponde con Capezzi su calcio di punizione e in questo caso la conclusione è innocua per il bravo Bizzarri, che devia in corner. Mentre dopo un quarto d'ora riprende il Pescara, ma durante una fase di attacco verso la difesa coordinata dagli uomini pitagorici si fa male, quindi per un infortunio muscolare Oddo deve provvedere a sostituirlo mandando in campo Aquilani al suo posto, quindi l'assetto si ricompone con Caprari, che rimane però abbandonato in fase offensiva. La squadra di Nicola si porta poi praticamente in vantaggio, che al 24esimo Campagnaro intercetta una palla in un certo senso
slittata di Palladino che però stoppa con la mano e quindi D'Amato concede il calcio di rigore. Sul dischetto lo stesso Palladino fredda Bizzarri e fa esplodere la curva sud. È l'1-0, Crotone è più offensivo e Pescara che invece rallenta il suo pressing nei confronti del Crotone. Gli uomini di Oddo non creano però azioni che riescono ad impensierire l'ottimo Cordaz fino al 43esimo, quando un contatto tra Barberis e Memusciai favorisce il fallo e Memusciai viene falciato, cade per terra e quindi l'arbitro D'Amato concede il rigore alla Pescara, ma lo stesso Memusciai chiaramente raddoppia la figura già tenuta da Niang la scorsa settimana sul campo del Meazza di San Siro e quindi sbaglia in modo incredibile facendo intercettare la palla al grande Cordaz. Nella ripresa il Pescara si affida a Managi e Pettinari, mentre Nicola risponde con l'inserimento di Stojan al posto di Trotta. Inesistenti occasioni degne di nota fino a quando poi nell'ultimo quarto d'ora succede di tutto. Le squadre rimangono in 10 con Aquilani che viene espulso al 73esimo e 7 minuti dopo per un'ingenuità viene espulso anche Capezzi per quanto riguarda il Crotone. Quindi entrambi i giocatori vengono espulsi per somma di ammonizione, però la punizione successiva scaturisce il momentaneo pareggio del Pescara che all'82esimo per un'ingenuità di Martella si vede Campagnaro raccogliere un cross in mezzo all'area e viene freddato Cordaz con la testa. La firma dell'1-1 quindi di Campagnaro dura però in fase di esultazione per ben poco più di un minuto, quando invece all'83esimo Stojan guadagna un calcio di punizione dalla tre quarti e mette in mezzo tra le maglie avversarie, dove la spunta Ferrari che dalle retrovie insacca la porta difesa da Bizzarri. È 2-1 e questo rimarrà il risultato finale che porta al 92esimo alla chiusura della partita con il fischio finale di D'Amato, arbitro scelto per la conduzione della partita. Con queste fasi salienti decretiamo anche un ottimo risultato che ribadisce quello che abbiamo già detto praticamente in apertura di questa edizione di M91 speciale Crotone Pescara. Si vedono anche affiancare i risultati di Palermo che perde per 2-0 in casa contro il Chievo ed un Empoli che a Bologna non va oltre lo 0-0, per cui in fase finale di partita vediamo delle partite al momento per quanto riguarda gli anticipi di oggi e di ieri, in attesa anche delle altre partite che si giocano, una stasera con l'Inter e due domani. Praticamente il risultato in classifica vede l'Empoli a 11 punti, il Crotone a 9 punti, Pescara fermo a 8, così come il Palermo fermo a 6 punti. E quindi la salvezza è più vicina. Domenica prossima ci sarebbe l'incontro casalingo contro
anzi, più che domenica prossima, il 22 dovrebbe esserci l'incontro contro la Juventus allo stadio comunale Ezio Scida, ma con la partita Crotone-Pescara vengono salutati i propri beniamini, in quanto per motivi prettamente di carattere tecnico la partita è rinviata al mese di gennaio per impegni della Juve in Coppa, logicamente, quindi è stato anche l'occasione giusta con la vittoria davanti al proprio pubblico da parte del Crotone salutare i propri tifosi e quindi rivedersi con le fasi iniziali del girone di ritorno in casa Ezio Scida. Chiaramente con questi risultati il discorso salvezza si riapre e si riesce anche a distendere un po' per quanto riguarda gli animi, pensando anche ad un mercato fruttuoso nel mese di gennaio che possa portare anche il ritorno a casa con il prestito da parte della Sampdoria di Budimir, grande protagonista della scorsa stagione per la promozione del Crotone in Serie A, e qualche rinforzo in fase sia d'attacco che di difesa per poter sistemare la squadra e quindi lottare con più serenità per la salvezza, che diventa con questa vittoria un po' più a portata di mano. Ringraziamo le due piattaforme di stapparadio.it e ospreaker.com e tutti i canali collegati alle due piattaforme, la redazione sportiva di stapparadio.it, gli strumenti tecnologici messi a disposizione sul sito di Stapparadio per quanto concerne la chat e gli sms in numeri 347 1944039 e 3322099967 per i vostri sms di suggerimento. Vi invitiamo ad essere sempre numerosi, vi ringraziamo per la vostra pazienza e per portarci sempre, soprattutto nelle ultime domeniche, un grosso risultato per quanto concerne gli indici di ascolto, e quindi sembra che lo spazio dedicato alla mia squadra del cuore possa essere cresciuta nell'interesse dei web aficionati di stapparadio.it e delle altre piattaforme che in contemporanea provvedono anche a trasmettere queste edizioni, non solo questa per quanto riguarda il caso sportivo dedicato alla Crotone, quindi M91 speciale Crotone, ma anche per quanto riguarda la trasmissione in cui io personalmente rivesto i panni con lo pseudonimo di Faxi DJ, dedicata alla trasmissione al vintage anni 70 e 80, le Started Full Blast, a tutto vintage 70 and 80, Music and News with Faxi DJ, che in queste ultime domeniche sta andando in onda in replica, scegliendo tra il catalogo dei palinsesti passati di stapparadio.it e che comunque, anche se in replica, continua a riscuotere successo e gradimento di ascolto. Per cui grazie di vero cuore per la crescita di questi due appuntamenti che sono protagonisti del palinsesto domenicale di stapparadio.it, ma principalmente anche M91, anche protagonista di alcune edizioni infrasettimanali per quanto concerne le edizioni in antepartita. Questo è il post partita e in diretta,
quest'oggi abbiamo avuto prima di M91 la replica di Last Order Full Blast, e quindi al seguito siamo andati in onda con M91 in diretta, e in diretta vi ribadiamo ancora una volta questo crotone che un po' incita i cuori, fa un po' a volte paura, perché la maledizione degli 84 minuti si è ripetuta anche ieri, volendo, in quanto all'83esimo il Pescara aveva messo lo zampino per pareggiare le sorti della partita, ma la determinazione ha vinto, e quindi gli uomini di Nicola l'arrembaggio sicuramente sono riusciti a vincere, a replicare già quel risultato che c'era stato contro il Chievo circa un mese fa. Prima vittoria ufficiale del Crotone era finita 2-0. Questa volta è finita 2-1, sempre per gli squali, quindi forza squali, forza con l'avventura, forza per restare in Serie A. E la voce narrante di Antonio Milano vi dà appuntamento infrasettimanalmente per la prossima edizione dell'ante partita del prossimo turno, il 17esimo di Serie A. Ieri era l'anticipo del 16esimo turno. E quindi Crotone Pescara finisce 2-1. Ringraziamo di nuovo gli ascoltatori web di stapradio.it, di spreaker.com e degli altri canali direttamente collegati, il nostro direttore tecnico Roberto De Angelis e il patron Stefano Tini all'ascolto in questo momento. Arrivederci a tutti da Antonio Milano e alla prossima edizione di M91 Speciale Crotone. La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stapp. Chiama il numero 340 7559 392. La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stapp. Chiama il numero 340 7559 392. La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stapp. Chiama il numero 340 7559 392. La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stapp. Chiama il numero 340 7559 392. Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stapp, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stapp, l'unica. La scelta vincente. La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stapp. Chiama il numero 340 7559 392. Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stapp, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stapp, l'unica. La scelta vincente.